Buongiorno ragazzi miei bellissimi, con voi sempre Olga e vi auguro felicità, amore e gioia. E ora voglio raccontare come siamo andati in vacanza di Russia inverno, eccolo qua con mio marito Vincenzo. E poi come sono andata a primo maggio, pure in Russia, per me vacanza Давай, e la Винченцо, Пасхва in по-русски, Винченцо, Russia. по-русски. И водка. Щи, И водка. щи, водка. Ага. E questa roba russa, Vincenzo Ага. fa. Все, давай, поехали, все, Bella, давай, мы bella, поехали. bella, bel pranzo russo. Водка e щи, борщ. Ragazzi, volevo raccontare, siamo partiti per Natale, proprio per Natale italiano, 25, e siamo arrivati bello, bello, bello. Prima di partire abbiamo fatto PCR test molecolare, come costava 92 € e costa anche ora 92 €. Abbiamo festeggiato anche il Capodanno, Natale Paralimpici, russo, davanti! abbiamo fatto di tutto e Paralimpici, di più, davanti! abbiamo fatto patinaggio. Però il biglietto abbiamo preso con la Pobeda, con 90 € per andare e 90 € per ritornare. Da Pisa a Mosca Vnukovo. Durava questo viaggio soltanto Milano 3 как? ore e 20 minuti, Milano più как? test e più visto per Vincenzo. Allora, per italiani ci vuole biglietto, vista e test molecolare perché è italiano. Ora basta anche se ce l'ha Green Pass valido. E ora per 1º maggio io sono andata un'altra volta tramite la Serbia, Nikola Tesla aeroporto. E già sono arrivata in Russia. Abbiamo trovato Termi, proprio città mia, Kaluga. E con bambini miei, con nipotini miei, sono arrivata, siamo andati alle Terme di Kaluga. Fuori ancora era più 8, più 10, invece qui acqua termale, bella, 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 35 gradi. Fuori ancora più calda, 44. Bel divertimento anche per bambini, poi il massaggio per tutte le parti come al solito. Mi è piaciuta molto, piuttosto piaciuta anche per bambini. Volevo dire come io andata tra Serbia e fatta anche una notte dentro di questo aeroporto, ma ho trovato un'amica mia e abbiamo passato la notte con tanti sorrisi e poi proprio bella. Poi abbiamo trovato queste, diciamo, sedi poltrone per massaggio. Abbiamo fatto proprio belle amicizie durante questa la notte. E poi vabbè, sono arrivata poi dall'aeroporto, ho preso il taxi e sono arrivata bene, bene, bene. Questa volta è durata 36 ore mi viaggio, perché Trenta. sono partita da Malpensa di Milano. Non è da Pisa, ragazzi, da Pisa 14 km da Milano, 4 ore e mezza abbiamo preso la macchina. E poi, vabbè, sono divertita, ora qui già non è con neve, con acqua, perché ancora Cristina fuori per fare bagno, perché 1º maggio Cristina anche in Italia era. Però qui è bella calda, guardate che acqua, e guardate che acqua calda con aria aperta. Qui 44 gradi, acqua bella, 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 mi è piaciuta molto. E poi sono ritornata tra Turchia, pure tramite Turchia, perché ora in diretta tutta chiusa. Queste ancora fotografie quando sono partita tramite aeroporto Nikola Tesla Serbia. Un pochino fotografie della Russia con amore di nostra gattina, bella gattina. E poi queste fotografie da casa di mio figlio, dal 12° piano. Qui c'è palestra, gratis da per tutte le parti. E un'altra volta queste piscine dove siamo state 2 volte con bambini, perché adulti ancora non sono arrivati, neanche i suoi genitori, i miei figli ancora non sono stati. Solo io con bambini.
abbiamo fatto un bel divertimento. Vabbè, io sono sempre con bambini, poi mi piacciono i termini, mi piacciono, mi è piaciuto sempre i termini di Italia, e poi ho trovato questi termini in causa, proprio dove sto io. Dove sto io, che dice io, mi fate vedere l'inverno, abbiamo preso queste montagne dove si può fare sci. E poi abbiamo fatto questo gommone, proprio il divertimento, proprio a città mia, sempre in Kaluga. Voglio dire, divertimento abbiamo fatto anche per l'inverno, pattinaggio per tutte le parti, tutti grazie. E ora, vabbè, questo non è gratis, pagamento 300 rubli, vuoi dire come 5 euro all'ora, e poi adulti e bimbi ancora 2,50 euro all'ora. Abbiamo fatto 2 ore e anche bello, siamo divertiti, abbiamo fatto idromassaggio e poi vabbè, divertimento con acqua sempre. Voglio dire, la città di Kaluga e città di Russia, c'è tutto e di più, proprio di mia città Kaluga abbiamo fatto tutto gratis. Vabbè, non è tutto, perché a comune anche fanno peeling con queste piccioline piccoli. Quando, diciamo, è inverno abbiamo fatto tutto con ghiaccio, a questo compleanno di mia figlia Alyosha, 38 anni, abbiamo festeggiato sempre, festeggiamo anche inverno, festeggiamo anche così. Miei nipotini bellissimi, questo vicino alla casa di mamma. Voglio dire, come io diverto, soltanto ora viaggio un po' lungo, abbastanza lungo, perché io quando ritornata già tramite Turchia. Ora i miei figli, tutti e due, mi accompagnano in aeroporto di Domodedovo già a Mosca e io parto tramite Turchia, però aeroporto, questo aeroporto Domodedovo russo, abbastanza grande aeroporto, ci sono, viaggiano gente, viaggiano piuttosto arabe. E questa, diciamo, città, l'altro, diciamo, paese. E bello aeroporto, mi è piaciuto molto e io già in aeroporto di Domodedovo, ora si parte. Parto, как io ho detto già, tramite Turchia, ci vuole o test o qualche vaccino, che è Green Pass, non bisogna fare test. Come il mio Green Pass già è scaduto, io ho fatto un altro test in Russia. E era tempo bellissimo, aerei sono buoni, tramite Turchia ho preso compagnie Pegasus, queste compagnie sempre di Turchia, e va bene così, sono partite già un altro viaggio lungo. Prima di tutto abbiamo partito da Kaluga dalle 8 la mattina, siamo arrivati a Mosca perché abbiamo paura se c'è traffico, siamo arrivati verso le 10, alle 11, però partendo alle 3 pomeriggio, fino a quando ho fatto tutti questi passaggi sono già arrivate. Preso piccolo valigetto solo perché lo sapevo come grande viaggio, lungo viaggio, mi è durato un'altra volta 36 ore viaggio, ragazzi miei, non è come prima quando tutti erano diretti dalla Pisa. E sto partendo già e arrivo in Turchia. In Turchia mi è piaciuto pure aeroporto Goksen, aeroporto nuovo, però anche questo è grandissimo, si può pagare tutto con la carta di credito, e anche caffè, anche bottiglie di acqua, sempre pagava con carta di credito senza cambiare sui, diciamo, soldi. Uguali ho fatto anche in aeroporto di Nikola Tesla, pagata solo con la carta di credito. E mi è piaciuto questo viaggio, mi è piaciuto l'aeroporto, maschere ci vogliono solo per andare in aereo. In aereo si sale, già si può togliere, non deve,
non ti dica nessuno come deve mettere queste mascherine. In aeroporto pure mascherine non ci vogliono, se qualcuno vuole si può mettere, però non obbligatorio, non dice nessuno, 90% senza le maschere. E come ho detto prima, qui ho pagato con la carta di credito anche souvenir, anche dolcini, sono andata anche per mangiare a McDonald's, perché in Russia ora sono chiuse, ma non fa niente perché c'è un altro bel ristorante. E poi pagate tutto con la carta di credito, anche bottiglie acqua, cioè si può pagare per tutte le parti. Questo è molto comodo e molto piaciuto. E che cosa volevo dire? In aeroporto fate la sosta pure tutta la notte. Sono arrivata alle 10 la sera e partita alle 8:40 di giorno dopo la mattina. Ci sono tanti ristoranti dove si può mangiare, bere, c'è pieno di turisti perché tramite questo aeroporto arrivano aerei anche a Londra, arrivano aerei a Parigi, dappertutto le parti, ragazzi miei. Io sono partita da Turchia e arrivata sempre a Milano, soltanto non in Malpensa, arrivata in un altro aeroporto di Brescia. È un po' lontano questo viaggio mio, vabbè, sempre 36 ore. Però se quando sai già come mio viaggio lungo, tu sei già preparato, diciamo. E questi aerei piccoli non danno da mangiare, però si può prendere. Si può pagare anche con la carta e poi anche con euro dentro di aereo. Io ho ordinato pranzo già quando ho comprato biglietto, ho ordinato pranzo insieme con biglietto e pranzo era abbastanza buono. Ho fatto pollo, due cotolette di pollo, insalata, qualcosa l'altro, 10 euro. E mia amica vicina di me voleva ordinare in aereo. Quanto ho pagato biglietto? Biglietti ho pagato tramite Serbia, però ho fatto 2 mesi prima di partire, vuol dire 2 mesi fa, 210 euro pagate per andare da Milano, Malpensa a Mosca. Per ritornare tramite Turchia ho pagato 250 euro. Faccio vedere fotografie di miei parenti, miei figli, compleanno, e abbiamo trovato anche mie sorelle, mie nipoti, mia mamma, abbiamo fatto tanti giri con la mamma a città bella Kaluga, guardate che bella, e molto pulita città, questo nostro teatro, e poi questo Žukov, un comandante che ha fatto vittorie in seconda guerra mondiale, abbiamo mangiato i nostri fratelli, abbiamo fatto un grande giro con la mamma, questo ci vuole pure. Volevo dire quanto costano biglietti di ritornare, biglietti per ritornare tramite Turchia con questo Pegas mi è arrivato 250 euro. Ora ho guardato tramite Turchia, se volete più veloci, circa 750 euro solo andate. Si può trovare un pochino meno costosi sempre tramite Serbia. Ho guardato tramite Serbia circa 500 euro. Poi non è tanto grande sosta come ho fatto io. E ora siamo di più un'altra volta in Italia. Volevo dire come tempo, quando siamo arrivati anche in Turchia e quando siamo arrivati anche in Italia, uguali anche come la Russia. Ora è cambiato tutto. Non era troppo caldo come pensavo io quando arrivo in Italia, io sono arrivata 5 maggio, era ancora freschino e quando sono partita in Russia sempre temperatura uguale dalla Russia, Turchia e Italia, per questo ora è cambiato tutto e vi raccontate questi miei viaggi inverno e viaggio.
E questa è la Russia. Россия священная, наша держава. Россия любимая, наша страна. Могучая воля, великая слава. Твое достояние на все времена. E questa già Italia e Termi già in Italia. Per questo viaggio è andato bene. Vi auguro salute!